Il ministro ha dato tanta disponibilità su tutte le questioni che abbiamo posto nella petizione e anche altro. C'è un incontro a giorni che faremo tutta l'intera filiera. Gli abbiamo detto al ministro che comunque noi sulla CUN e su Granaio Italia non arretriamo di un millimetro, quindi la mobilitazione continua. Faremo una riunione il 25 alla Camera di Commercio, perché gli industriali, sapete benissimo, che comunque resistono alla tracciabilità della pasta e del grano. Questo non è più possibile rimandarlo. Abbiamo detto al ministro che le firme, i 51.000 firme e i 30 comuni che hanno discusso le nostre proposte, dobbiamo dare delle risposte. Gli industriali fanno la loro parte, però noi, il mondo agricolo e il mondo del consumo e i consumatori, siamo compatti a dire: bene, ci vuole la tracciabilità in questo settore. La pasta deve essere tracciata del grano italiano, il grano estero deve venire la pasta col grano estero, l'etichettatura deve essere modificata, deve essere più chiara sull'etichettatura, perché adesso c'è una confusione che viene fatta sull'etichettatura. Grano italiano, grano comunitario, grano estero macinato in Italia, cioè non si capisce di che cosa stanno parlando. Quindi abbiamo chiesto la tracciabilità e un'etichettatura più chiara, riconoscibile al consumatore, e valorizzare e promuovere la pasta del grano italiano, punto. Questo deve essere la vera sovranità, e il ministro ha dato la disponibilità che a giorni noi ci riuniremo e porterà lui con forza al tavolo anche dell'industria, di tutti i soggetti della filiera, diciamo, quelli che sono la forza che viene dalla partecipazione della Puglia, dei 30 comuni della Puglia e i 51.000 firme. Quindi gli stiamo dando forza al ministro di trattare con l'industria, diciamo, ad armi pari, perché qui ci sono 500.000 cittadini che hanno detto che vogliamo la tracciabilità del prodotto e del grano che arriva dall'estero, perché tutto qua sta il problema. E la CUN di discutere nella filiera, e la parte agricola non deve essere soccombente rispetto alla parte industriale.